Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su Resident Evil 4 Remake. In questo video andremo a recuperare tutti i collezionabili del capitolo 5. Quindi vi ricordo che sul canale trovate tutti gli altri capitoli, arriveranno tutti gli altri, se ancora non ci sono, ci sono anche gli enigmi, insomma sul canale trovate tutto, link nel primo commento e lo trovate comunque nella sezione playlist, nei video, insomma, e quant'altro. Detto ciò, siamo proprio all'inizio del quinto capitolo. Prima di andare via, la prima cosa da fare è tornare indietro, entrare qui, spariamo a questa lampada e ci prendiamo il diamante giallo. Dopodiché possiamo andare tranquillamente avanti. Andate avanti e ci vediamo a brevissimo. Una volta arrivati a questo punto, quindi siamo partiti da qui, avete fatto tutto questo percorso, è tutto molto lineare, molto dritto. Arriviamo qui vicino al venditore, quindi se dovete sistemare il coltello, vendere qualcosa, fatelo, magari salvate. E qui troveremo una quest, una bestia selvaggia. Bisogna che qualcuno si occupi del cane selvaggio che sta vagando per il villaggio. Non sarà difficile individuarlo, è diverso dai cani normali. Quindi prendiamo questa quest, dopodiché andiamo avanti. Mi spiace, dobbiamo sbrigarci. Ma quale pausa? Siamo a fa mazzo, fa ma la pausa. Ma guarda questa. Io non lo so. Prendete cose, andiamo da questa parte, quindi continuate. Pare che c'era gente. Fate fuori tutti. Ok, eliminate tutti. Potete usare la finestra per difesa. E Ciccetta non ci stare addosso, eh. Andiamo avanti. Mamma mia. E usciamo, andiamo di qua. Andiamo qui e facciamo andare su Ashley, così ci apre la porta. Non è proprio una cosa prudente da fare. Ashley, puoi aprire dall'altro lato. Lo sanno tutti che nei capannoni è pieno di mostri. Niente. Sei lenta? Ho aperto. Grandissima. Bel lavoro. E qui ci prendiamo un braccialetto in cui poter andare a incastonare delle gemme. Dopodiché, giovani, uscite da questa casa e venite su per questa strada e arrivate fino a qui, nei pressi della villa del capo del villaggio. Tanto è tutto aperto, il cancello è aperto, avete le chiavi, avete sbloccato la serratura. Entriamo, andiamo su e torniamo qui dentro. Vi ricordate il meccanismo che abbiamo sbloccato? Adesso possiamo utilizzarlo con lei. Vieni. Quindi la mandiamo su. Butta la scala. Grande. Cos'è questo posto? Il gufo impagliato, che paura. Entriamo qui, prendiamo tutte le varie risorse che possiamo trovare, tutto qua, sì, tutto molto interessante. Qui troviamo delle foto. Spacchiamo questo. E lì c'è un altro pupazzetto da distruggere, eccolo lì. Yeah. E siamo a 5. No, non volevo l'immagine, io volevo... E niente. E che cos'è? Dopodiché entriamo qui, quindi ci abbassiamo. Anche qui sarà, se volete, approfondire la lore, un libro. E qui prendiamo la macchina, la fotocamera d'epoca. No, la macchina fotografica, vabbè, uguale. La famiglia Navarro. E siamo a posto, quindi tornate al villaggio adesso.
E qui, una volta tornati alla piazza del villaggio, dopo aver esplorato, diciamo, l'attico della villa del capo del villaggio, possiamo andare a risolvere la quest e uccidere la bestia selvaggia. Per cui munitevi di fucilazzo, mo ve faccio vedere, perché è cattiva, stammi lontano. Stai lì, si muove. Ecco qui, ciao Cicetto, come va? Non bene, non bene, si vede che non va bene, sta buono, sta buono. E qua... Oh. È sbrigata, ricarica, come sei lento. Lupacchiotto! Lupacchiotto, non è cattivo, è tosto, eh. Io sono a difficoltà normale. Vai, vai, vai. Accoltiellalo. Dai, è così. Perfetto. Non è vero, non è morto. Ma è morto molto prima. Prima. Come che sei così lei? Signorina, si lei. Aia, 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 ammazza e botta. Aia, tu sorella. Merda. Amo finiti i proiettili. Aio, tu sorella. Bersaglio annientato. A posto. Quando vai? Okay. A posto, giovani. Prendiamo l'alessandrite. Volano vasi. E la quest l'abbiamo risolta. Dopo possiamo andare dal venditore appena lo becchiamo e gli consegniamo la quest. Dopodiché, dalla piazza del villaggio, facciamo tutto questo giro. Quindi passiamo dentro la casa, saliamo le scale. Questa casa qui, faccio vedere meglio. Scendete. Fate tutto questo percorso, venite avanti, salvate per sicurezza, fate fuori tutti i nemici e arrivate qui nei pressi di questo altarino. Quindi qui andiamo, tacci sua nave, ho visto quello, e usiamo la chiave che abbiamo trovato nel capitolo 4. Quindi la utilizziamo e andiamo a sbloccare la pipa che troviamo al suo interno, così ce la possiamo vendere e fare i soldoni. E qui ci è perfetto. Bene, giovani, per questo quinto capitolo è tutto. Abbiamo recuperato tutti i collezionabili. Poi escono fuori i nemici come funghi. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, commentare, condividere e lasciare like. Grazie mille e alla prossima.